Con tre Ave Maria al giorno, Maria ti assisterà nell'ora della morte. Dice Gesù in Matteo 16, 26, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? L'affare perciò più importante di questa vita è la salvezza eterna. Volete salvarvi? Siate devoti della Vergine Maria, mediatrice di tutte le grazie, recitando ogni giorno tre Ave Maria. Santa Matilde di Aquebourne, monaca benedettina morta nel 1298, pensando con timore al momento della sua morte, pregava la Madonna ad assisterla in quel momento estremo. Consolatissima fu la risposta della Madre di Dio: «Sì, farò quello che tu mi domandi, figlia mia, però ti chiedo di recitare ogni giorno tre Ave Maria, la prima per ringraziare l'Eterno Padre per avermi resa onnipotente in cielo e in terra, la seconda per onorare il Figlio di Dio per avermi dato tale scienza e sapienza da sorpassare quella di tutti i santi e di tutti gli angeli, e per avermi circonfusa di tanto splendore da illuminare come il sole splendente tutto il paradiso, la terza per onorare lo Spirito Santo per aver acceso nel mio cuore le fiamme più ardenti del suo amore, ed avermi fatta così buona e benigna da essere dopo Dio la più dolce e la più misericordiosa». Ed ecco le speciali promesse della Madonna che vale per tutti. Nell'ora della morte io ti sarò presente, confortandoti e allontanando da te ogni forza diabolica. Ti infonderò luce di fede e conoscenza affinché la tua fede non venga tentata per ignoranza. Ti assisterò nell'ora del tuo trapasso, infondendo nell'anima tua la soavità del divino amore affinché prevalga in te tanto da mutare ogni pena e amarezza di morte in grande soavità. Questo è scritto nel libro Liber Specialis Gratiae, al capitolo 47, primo volume, sempre della mistica Santa Matilde di Aquebourne. Molti santi, fra cui Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Giovanni Bosco, San Pio di Pietrelcina, furono propagatori della devozione delle tre Ave Maria. L'apostolato delle tre Ave Maria è stato approvato e incoraggiato dai sommi pontefici. Qualcuno potrebbe obiettare che ci sia grande sproporzione l'ottenere la salvezza eterna con la semplice recita giornaliera delle tre Ave Maria. Ebbene, al congresso mariano di Einsiedeln in Svizzera, il padre Giovan Battista de Blois rispondeva così: «Se questo mezzo vi sembra sproporzionato al fine che con esso si vuole raggiungere la salvezza eterna, non vi resta che reclamare presso la Santa Vergine che lo ha arricchito della sua speciale promessa. O meglio, ancora dovete prendervela con Dio stesso che le ha accordato un tale potere. Del resto, non è forse nell'abitudine del Signore di operare le più grandi meraviglie con dei mezzi che sembrano i più semplici e sproporzionati? Dio è padrone assoluto dei suoi doni e la Vergine Santissima, nella sua potente intercessione, risponde con generosità sproporzionata al piccolo omaggio, ma proporzionata al suo amore di madre tenerissima. Per questo, il venerabile servo di Dio, Luigi Maria Baudouin, scrisse: recitate ogni giorno le tre Ave Maria, se siete fedeli nel propagare questo tributo di omaggio a Maria, io vi prometto il paradiso. Allora, come si fa questa preghiera? Allora, la pratica è questa: prego ogni giorno così, mattina o sera, meglio la mattina. Maria, allora la preghiera è così: Maria, madre di Gesù e madre mia, difendemi dalle insidie del maligno in vita e particolarmente nell'ora della morte, per il potere che ti ha concesso l'Eterno Padre. Poi si dice un'Ave Maria: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la sapienza che ti ha concesso il Divino Figlio, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
per l'amore che ti ha concesso lo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fine.